Anche quest'anno ci siamo riuniti a Roma, alla giuria delle Pizzerie Film Festival, dopo una bellissima giornata trascorsa insieme, a visionare tantissimi, ma proprio tanti cortometraggi arrivati da parte d'Italia, non solo d'Italia, d'Europa, e con gli amici che voglio ringraziare pubblicamente, che hanno preso parte alla giuria anche quest'anno, e siamo riusciti a trovare tra tanti meritevoli un vincitore che, come hanno detto anche gli altri colleghi, è riuscito a coniugare tante forme di linguaggio, di espressività, di poesie insieme, che a tutti noi ha toccato profondamente. Quindi anche quest'anno abbiamo il vincitore della terza edizione del Epizefiri Film Festival. Io sono molto felice, molto contento dei lavori, di come sono stati fatti, nella massima trasparenza, nella massima armonia, nella massima anche condivisione anche di giudizi e di intenti. Per cui veramente spero che il prossimo anno, crescendo ancora di più, possiamo ancora migliorarci, possiamo dare alla nostra terra, a Sant'Ilario, all'Ocra e tutta la Calabria, quello che questa terra merita, cioè cultura, e questa cultura cinematografica credo che sia quella che possa aiutare veramente a varcare, ad andare avanti, ad andare oltre, attaccando la fantasia e i sogni, perché questa terra ne ha proprio bisogno. Con me c'è Alessandro Lenti, altro giurato per il secondo anno consecutivo, che è vicino al Festival di Pizzefiri, anche quest'anno è stato con noi, col suo contributo straordinario, sempre attento, e sempre, quindi gli lascio la parola. No, divertito più che altro, ovviamente, mi sono divertito anche quest'anno, perché chiaramente sta crescendo, insomma, posso dire che sta un po' crescendo questo Pizzefiri Festival. Ho avuto la possibilità di venire anche l'anno scorso e ho visto che tutto sommato pian piano si arricchisce sempre di più. La cosa interessante, vorrei sottolineare, caro Antonio, è questa, che al di là del fatto che ci sono vari film narrativi, insomma, di cui uno francamente ci ha colpito molto e l'abbiamo premiato, insomma, e anche qualcun altro, ma vorrei sottolineare il fatto che cominciano a vedersi in Italia, in questo festival forse come anche in altri, ormai delle opere che siamo stati un po' nel dubbio se definire cinema o non cinema, cioè delle opere vere e proprie, come si diceva un tempo, di cinema espanso, che può essere televisione, fumetto, animazione, cinema, commedia, nello stesso tempo anche spot naturalmente, e vari autori che noi non conosciamo, certo. Quindi persone spesso autoprodotte addirittura, ormai riescono a produrre delle cose che tra l'altro paiono già di una certa qualità. Questa cosa comunque, insomma, va detta, perché insomma fa capire che comunque in Italia molte cose si muovono a dispetto dell'apparenza. Certo. E per il resto niente, ringrazio Antonio e naturalmente l'organizzatore, il nostro caro direttore Renato Bollica, che con la sua abnegazione, con il suo lavoro, la pazienza, l'umiltà anche, riesce sempre a portare avanti questa gloriosa idea, che forse è l'unica nella provincia di Reggio che ha questa forza, questa sincerità, soprattutto di essere un festival giovane che sta crescendo, ma rimarrà sempre giovane nell'anima e nel cuore.